Oggi parliamo di chi fa parte della generazione Alfa e perché sono importanti nel mondo del turismo. Ciao sono Alessia, benvenuti in questo nuovo video, bentornato a tutti dalle vacanze, anche a me, dopo un mese ci ritroviamo adesso su YouTube. E partiamo dalla generazione alfa vediamo chi sono e perché possono costituire una parte molto importante della nostra strategia di marketing da che è composta la generazione alfa bene è composta da dei ragazzini che vanno da 0 ai 9 anni e che sono i figli dei millennials in italia c'è molta confusione su chi sono i millennials si dice che siano quelli nati dal 2000 in poi ma in realtà non è così la confusione è nata soprattutto a causa dei giornalisti che in ambito sportivo anche hanno utilizzato questo termine in modo improprio e i millennials sono semplicemente coloro che rientrano nella fascia d'età che va dai 24 ai 35 anni come dicevo oggi parliamo di questa ricerca pubblicata dall'Expedia Group che ha ricoperto l'arco temporale che va dall'11 aprile al 7 maggio 2019. I paesi interessati sono Australia, Brasile, Canada, Cina, Germania, Giappone, Messico, Regno Unito e Stati Uniti. Gli intervistati sono stati 9.357, quindi praticamente abbiamo una media di 1.000 intervistati per paese e le persone devono avere un figlio o comunque un nipote che sia nato. Dopo il 2010 devono aver effettuato con esso un viaggio almeno nell'ultimo anno. Chi viaggia con la generazione alfa solitamente tende a fare più di tre viaggi l'anno e normalmente all'interno dei confini nazionali. Tra l'altro, nove famiglie su 10 addirittura coinvolgono la generazione alfa nella pianificazione della vacanza, tant'è che alcuni di esse hanno eh, dichiarato addirittura che è un bel momento da passare in famiglia quello della pianificazione. Infatti, Infatti le idee di viaggio non sono prerogativa solamente dei genitori, ma addirittura il 60% di esse proviene anche dalla generazione Alfa. Ovvio che la decisione finale spetta sempre ai genitori. L'obiettivo primario di questi viaggi è quello di intrattenere, quello di far felice la propria famiglia. Ovvio che magari si è spinti anche dalle offerte che si trovano, però l'obiettivo è quello di trovare principalmente delle attività, dei posti che abbiano delle attività che si possono effettuare in famiglia o comunque dei posti che sia un viaggio kid friendly. Purtroppo questa terminologia è un po' difficile da capire per noi italiani in quanto è un concetto a noi ancora sconosciuto, ma all'estero soprattutto nel campo del turismo è ben definito dove i bambini sono accettati o meno. Quindi capiterà se siete stati soprattutto in Inghilterra magari e vi troverete a un cartello all'ingresso di in ristorante che vi dice che i bambini non sono accettati, perché quel ristorante o comunque quell'hotel hanno un target ben preciso. Ci sono gli hotel per soli adulti, questo non significa che sono hotel a luci rosse, semplicemente sono hotel dedicati solamente a quel target e i bambini non sono accetti perché vengono ritenuti chiassosi o quanto o altro e quindi in quel caso non va bene per questo target. Oppure ci sono quegli hotel che ancora non hanno capito chi è la loro clientela tipo, quindi accetta chiunque persone che vorrebbero una vacanza di relax, altri che hanno magari figli e eh, i, i bambini, se c'è una piscina, si tuffano, ridono, scherzano, a parte quelli maleducati, ma io parlo proprio dei bambini genuini e eh, che poi pretendono invece gli hotel che questi si comportino come adulti. No, sono bambini, non lo faranno mai. Quindi l'obiettivo dei millennials è quello di scegliere delle strutture, dei luoghi dove sanno che non avranno problemi. Un esempio che faccio tanto spesso è quello eh, del ristorante interno alla struttura. Se tu non sai eh, chi è il tuo cliente tipo, come si comporta, puoi fare quello che vuoi, ma molto probabilmente questo sarà sempre insoddisfatto. Quindi magari hai un ristorante, uno chef fantastico, ma ti incaponisci che vuoi fare una cucina gourmet. E poi invece il tuo target sono i millennials con i figli che non gradiranno mai il tuo piatto gourmet, soprattutto per i bambini. Quindi si troveranno a spendere una barca di soldi per un piatto che i bambini non apprezzeranno perché magari vorranno semplicemente una pasta asciutta, una cotoletta con le patatine fritte. E poi i bambini non hanno mangiato, loro hanno speso soldi e, tra l'altro, devono andare fuori a cercare qualcos'altro. Quindi mi raccomando, perché sono importanti questo tipo di ricerca? Perché noi dobbiamo sapere qual è la nostra clientela tipo ma dobbiamo sapere anche come si comporta solitamente e quindi come rivolgerci a loro un aspetto molto importante da capire è che la generazione alfa è quella generazione che è cresciuta con l'ipad che è cresciuta con instagram e i dispositivi elettronici non vengono dimenticati in vacanza ma fanno parte di essa addirittura c'è un tempo in vacanza che viene dedicato comunque all'utilizzo dei social alla visione dei video magari su youtube e così via i viaggiatori, indipendentemente dalle fasce d'età, sono comunque sempre connessi sui social media ed è importante non sottovalutare tutte quelle strategie di marketing che ti vanno a targetizzare le persone in base alla loro posizione. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, i millennials con la generazione alfa preferisce l'aereo. È il motivo molto semplice da comprendere, il viaggio è molto più corto, i bambini sono più facili da gestire. Non viene sdegnata in loco comunque l'auto, anche per viaggiare, però la preferenza più significativa è stata quella dell'aereo. Poi per esplorare, oltre all'auto, si va anche tranquillamente a piedi o si utilizzano i trasporti pubblici. Da non sottovalutare però il fattore economico, nonostante per i millennials non sia il fattore determinante per la scelta di un viaggio e, o comunque per i millennials sconfili, mi raccomando, questo è il target di questa ricerca. Però, come dicevo prima, non è una cosa che dobbiamo sottovalutare. Il prezzo sarà sempre una componente, non dico fondamentale, ma importante per tutti i viaggiatori, che abbiano o non abbiano figli. Quindi come gestiscono il loro budget? Perché è importante anche sapere questo. Calcoliamo che il 24% del budget dei millennials viene dedicato al soggiorno e il 60% degli intervistati ha dichiarato... Che durante l'ultimo anno durante l'ultimo viaggio hanno preferito come luogo di soggiorno un hotel mentre il 16% degli importi viene dedicato ai pasti quindi ritorniamo un attimo al discorso di prima mi raccomando se il vostro target è questo offrite un'offerta che sia dedicata in modo tale che ci sia un ottimo rapporto qualità-prezzo e le persone siano invogliate a mangiare nel vostro ristorante piuttosto che stare fuori. Mentre il 25% del budget viene dedicato ai trasporti, sia che si tratti del, dei mezzi per arrivare a destinazione sia per muoversi in loco. Come viene influenzato il nostro target nelle scelte di viaggio? Utilizzano gli ota, utilizzano i siti di recensioni online. Inoltre il passaparola ha ancora una forte influenza che va addirittura di pari passo con le recensioni online. Ma, come detto precedentemente, lo scopo di questa ricerca è di mostrare come la generazione Alfa influenzi le scelte dei genitori infatti abbiamo detto che è un'attività uh, un di famiglia quella di pianificare le vacanze quindi come arrivare anche alla generazione alfa dicevo con i ragazzi da 0-9 anni le immagini sono quelle che colpiscono maggiormente anche in questo caso è passaparola influenza con gli amichetti si parla di dove si è stati in vacanza o di determinati posti e quindi ricevono influenze anche da questo punto di vista. Quindi noi come struttura come possiamo influenzare le scelte di viaggio? Prima di tutto ci dobbiamo occupare delle recensioni, molto spesso vedo che nessuno se ne occupa o comunque se, se ne, qualcuno se ne occupa se ne occupa male dando rispostacce, quindi quelle recensioni negative invece di diventare un'opportunità per la struttura diventano qualcosa di eclatante, eh, quindi andiamo a peggiorare la situazione. Ma altra cosa importante è quella di pubblicizzare non solo la tua struttura ma anche quello che ti circonda. Quindi magari hai dei parchi vicino che non sono mai conosciuti come Gardaland, ma dove i ragazzi possono andare con le loro famiglie. C'è un parco acquatico, ad esempio, quindi i bambini sono influenzati, vogliono andare a questo parco acquatico e i genitori possono prendere in considerazione anche la tua località. L'ho detto più volte in questo video, per questo target l'organizzazione del viaggio è un'esperienza di famiglia. Quindi devi utilizzare messaggi e contenuti che non devono puntare solamente ai millennials, quindi agli adulti, ma che devono coinvolgere tutti. Le informazioni online sono tantissime, quindi ci sono eh, gruppi... Le informazioni online sono tantissime, ci sono aziende come Expedia che fa questo tipo di ricerche che a noi possono risultare davvero utili, ma se tu sei il primo che non conosce la sua clientela tipo, allora lì c'è davvero un problema. Quindi mi raccomando, devi conoscere la tua bella persona. E nel caso ti rimando a questo mio video, dove possiamo dove ti aiuto a crearla, e poi da lì costruisci la strategia di marketing. Ricorda sempre che se parli a tutti, non parli a nessuno. Se il video ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace e a iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Mi raccomando, vi aspetto nella sezione commenti. E vi mando un grosso saluto a tutti. Besos!